Mister, primo punto ottenuto nel girone, ma c'è amarezza per i mancati 3 punti. Sì, hai Più detto bene. per errori difensivi o per mancata concretezza in attacco? Direi la seconda. L'Ajax è una squadra fenomenale, i ragazzi hanno fatto una prestazione eccezionale. Devo solo fargli i complimenti, purtroppo non siamo riusciti a fare il secondo gol, perché contro queste squadre qua ci può essere sempre una giocata singola come è stata quella del gol del pareggio dell'Ajax che ti mette in difficoltà. L'attaccante è stato bravissimo a saltare diversi giocatori e a far gol. Noi ci dobbiamo solo rammaricare di non aver fatto il secondo gol, però ai ragazzi ho fatto i complimenti perché è veramente una prestazione incredibile. Potevamo vincere, ma dobbiamo essere estremamente soddisfatti perché questa squadra ha dato tutto e ha fatto una grande partita. Cosa hanno imparato i suoi ragazzi da questa partita? Credo che hanno imparato rispetto all'andata che se diamo tutto, siamo sul pezzo e facciamo le cose fatte bene come le prepariamo, possiamo tenere testa a tutti. È chiaro che all'andata hanno pagato un po' l'emozione di giocare contro questa grande squadra in uno stadio importante. Insomma, l'andata è stata una partita diversa. Qua abbiamo fatto vedere di che pasta siamo fatti. Quindi rispetto all'andata più personalità. Sicuramente più personalità, però come ho detto prima, non è facile per questi ragazzi andare a giocare in questi stadi, le prime esperienze internazionali. Qui in casa sono abituati a giocare su questo campo, sul sintetico, là c'era il terreno in erba, insomma, tante difficoltà che non erano abituati ad affrontare. Quindi oggi la partita è andata benissimo e sono soddisfatto. Va bene, grazie, mister.